Noè, dobbiamo fare la carbonara con la panna. Sì, chef. La facciamo? Facciamola. Via. Tuorli, pecorino romano, panna. La mettiamo a bollire. Portiamo la panna a 80 gradi, non di più. Battiamo le uova con pecorino, pepe e andiamo ad aggiungere la panna ai tuorli. Adesso aggiungiamo due addensanti che serviranno per sferificare. Frulliamo. Questo composto deve riposare almeno 6 ore in frigorifero. L'abbiamo già fatto riposare, pronto ed è sveglio adesso. Sferificazione inversa. Cosa facciamo? Il nostro preparato addizionato di calcio e gomma xantana andrà a contatto con un bagno d'alginato. La sferificazione inversa ci permette di avere una pellicola finissima e un nucleo liquido. Facciamo i nostri spaghetti, ma di calamaro. I nostri spaghetti di calamaro sono pronti perché li serviamo crudi. Li abbiamo già abbattuti e soprattutto passati nel nostro bagnetto di acqua frizzante. Cuccia di limone, olio extravergine d'oliva, quello buono, caviale, erba cipollina, mantechiamo, impiattiamo. Adesso aggiungiamo il nostro finto tuorlo di carbonara, crumble di guanciale croccante, germoglietti di pisello. Manuè, è pronto tè? C'ho voglia di tè oggi. Basta. Manuel ha aggiunto un tè nero affumicato, si chiama Lapsang Souchong e serve per mantecare la nostra carbonara. Rompiamo il tuorlo, spaghetti, carbonara e panna. Buonissimo, buonissimo, proprio oltre.